Secondo uno studio di Format Research presentato oggi, il 40% degli imprenditori di Udine rileva un peggioramento della percezione di sicurezza durante il lavoro. Sulla sicurezza serve la collaborazione di tutti, in arrivo nuove telecamere di videosorveglianza, sindaco e prefetto chiedono alla città di partecipare. Ha lasciato sgomenti e attoniti la morte del camionista rimasto intrappolato tra le fiamme del suo mezzo sulla Pontebana. L'uomo era molto conosciuto e apprezzato nel Tarvisiano. Sono finiti in manette due giovani truffatori, uno minorenne, arrestati dalla polizia di Udine dopo indagini sui raggiri a danni di anziani, recuperata la refurtiva che verrà restituita alle vittime delle truffe. 5 patenti ritirate e un'auto sequestrata, il bilancio di un'operazione di controllo della polizia stradale nello scorso weekend, fermato anche un automobilista con patente e documenti falsi sulla A4. Verso la gara con la Salernitana pronto il turnover, in rampa di lancio Iker Bravo e Touré, per loro un posto in squadra dal primo minuto. Il difensore Cabaselli, ospite a Udinese Tonight, ha parlato del rapporto tra il nuovo allenatore e la squadra, evidenziando le qualità del tecnico di trattare tutti allo stesso modo, chi gioca e chi resta fuori. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il TG Udine. Continua a tenere banco il dibattito sulla sicurezza. Uno studio di Format Research in collaborazione con Confcommercio Udine ha effettuato una analisi sulla microcriminalità nella nostra città, microcriminalità che colpisce soprattutto gli imprenditori e i commercianti. Ebbene, il 40% di queste categorie sostiene che la situazione sia peggiorata, almeno per quanto riguarda la percezione di sicurezza. È un'indagine basata su un campione statisticamente rappresentativo delle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, bar e ristoranti del comune di Udine. A parlare è Pierluigi Ascani alla guida di Format Research, istituto di ricerche fondato nel 1992. Format Research ha studiato tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 2024, in collaborazione con la Camera di Commercio di Udine e Pordenone, la quotidianità udinese, analizzando i dati sulla microcriminalità a Udine negli ultimi 2 anni. E quanto emerge è che il 40% degli imprenditori cittadini ha rilevato una percezione di peggioramento del proprio senso di sicurezza durante lo svolgimento del proprio lavoro. Tra le cause, sempre secondo gli imprenditori, gli atteggiamenti molesti dei giovani con un valore del 69%, le risse con un valore di incidenza del 66% e i furti che si stagliano su un 58% di incidenza. Il sentiment è di un'insicurezza maggiore nei pubblici esercizi e nella ristorazione e un po' meno nelle attività commerciali. E cosa si può fare? Beh, noi come Camera di Commercio insieme alla Regione siamo intervenuti soprattutto per rafforzare quelli che sono i sistemi che la tecnologia mette a disposizione di controllo con le telecamere, con tutto quello che può essere posto all'interno di un'azienda. Abbiamo attivato un bando di 500.000 euro per tutta la nostra provincia di Udine come Camera di Commercio, con un contributo all'80%. Non bisogna dimenticare che molte aziende investono quasi il 5% dei loro ricavi per migliorare gli strumenti di controllo e sicurezza. Anche per questo la Regione inoltre ha messo a disposizione per la città di Udine 2,5 milioni per gli steward per garantire un rafforzamento nell'attività di controllo dei pubblici esercizi, e bisogna sottolineare anche una grande collaborazione tra le autorità. Fatto molto importante di questa indagine è che comunque la quasi totalità degli intervistati ha fiducia nelle forze dell'ordine. La maggior parte degli imprenditori invece, in qualche modo, di fronte all'aumentare, perlomeno rispetto al passato, di certi fenomeni, in qualche modo si rivolgerebbe allo Stato, sporgerebbe denuncia o quantomeno si rivolgerebbe informalmente alle forze dell'ordine. E tra le autorità erano presenti il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ed il prefetto Domenico Lione. Il sindaco ha difeso l'operato della sua amministrazione parlando di tutti gli interventi che sono stati posti in essere anche per quanto riguarda la gestione complicata dei minori stranieri non accompagnati. È stato anche annunciato che verranno installate nuove telecamere per la videosorveglianza.
Allora, noi come comune abbiamo attivato sul tema sicurezza delle azioni importanti. La prima è quello che abbiamo attivato un progetto di sicurezza partecipata sulla falsa riga delle migliori esperienze europee, d'intesa col Ministero dell'Interno e con il nostro prefetto. Il progetto è in essere e quindi io conto molto su questa azione diffusa di segnalazione dei cittadini. Sicurezza partecipata, ma non solo. Il Comune di Udine era presente con la figura del sindaco all'incontro svoltosi in Camera di Commercio per presentare l'analisi svolta da Format Research sulla microcriminalità. A Udine il primo cittadino ha voluto difendere il proprio lavoro sottolineando ciò che è stato fatto per migliorare la situazione, soprattutto per quanto riguarda il tema dei minori non accompagnati. La seconda grosso progetto è stato quello di decidere l'assunzione di 10 nuovi agenti di polizia locale che diventeranno i poliziotti di quartiere. Anche questo, nelle migliori tradizioni europee, il poliziotto di quartiere è la persona di contatto tra i cittadini e le forze dell'ordine. E poi stiamo lavorando molto anche con i minori non accompagnati, stiamo finanziando attività nel loro tempo libero per evitare che ci siano assembramenti, lavoriamo sull'educazione professionale, sull'insegnamento di italiano. Di conseguenza, se da un lato il dato della ricerca ci dice che il 40% degli imprenditori nota un peggioramento del proprio senso di sicurezza svolgendo il proprio lavoro, è altresì vero che in realtà di conseguenza un buon 60% questo peggioramento non lo ha notato. Abbiamo anche l'esercito che ha aumentato la loro presenza, quindi vorrei dire che onestamente dopo l'episodio purtroppo tragico di Tominaga, secondo noi la situazione è migliorata, l'abbiamo da indicazioni effettive del prefetto e quindi siamo nella strada giusta. Io dico sempre che il successo nasce dalle alleanze e vi assicuro che sarà una forte alleanza tra tutte le forze dell'ordine e il comune. E di alleanza e collaborazione parla anche il prefetto, che si riferisce in particolare alla stretta collaborazione con la regione ed anche per quanto riguarda gli investimenti che la regione fa per sostenere chi vuol dotarsi, i comuni in particolare, ma anche i privati, di impianti di videosorveglianza. Come abbiamo visto bene, cioè le persone sono preoccupate dei furti, sono preoccupate della criminalità informatica. E questi sono dati reali che risultano anche alle statistiche delle forze dell'ordine. La parola chiave è appunto collaborazione, lo ripete il sindaco De Toni, lo ribadisce il prefetto Domenico Lione. Per combattere questo fenomeno serve che tutti remino dalla stessa parte per contrastare i furti e venire incontro allo sforzo dei commercianti che investono in sistemi di sicurezza tra il 5 e il 10% del loro fatturato. È necessario migliorare la videosorveglianza. Rispetto alla flessione che c'era stata negli ultimi anni, assistiamo a un leggero aumento, per cui è importantissimo andare a investire e andare a migliorare tutti gli strumenti di videosorveglianza e di prevenzione delle truffe informatiche, che questo sono, magari fanno meno allarme sociale, ma sono dei reati che colpiscono veramente in maniera molto pressante, molto forte le categorie. E per migliorare sotto tutti gli aspetti è nata una forte collaborazione anche con la Regione, con cui si sta elaborando un protocollo d'intesa che punta a migliorare gli aspetti tecnologici e appunto di videosorveglianza sul territorio. Per quanto riguarda invece il problema dei minori stranieri non accompagnati, secondo il prefetto la repressione non è la strada giusta. L'arma vincente non è nella repressione, solamente una percentuale abbastanza bassa sia di persone che vogliono venire qui e fare reati, ma molto importante muoversi nell'ambito della formazione di questi ragazzi, di tenerli occupati sia come formazione sia anche nelle attività ludiche fuori dal giorno, e poi abituarli ovviamente a quello che sono il nostro livello di qualità di vita e le nostre abitudini di vita. Sono stati arrestati due giovani truffatori, uno e un minore, che avevano truffato anziani nella nostra regione. Sono stati catturati, l'area furtiva è stata recuperata e verrà riconsegnata alle vittime. L'operazione è della Polizia di Stato.
19 anni, italiano, ed è stato arrestato per truffa aggravata. L'altro è addirittura un minorenne ed è stato denunciato. Sono i giovanissimi autori di ben 3 truffe accertate ai danni di anziani. Gli agenti della squadra mobile della questura di Udine li hanno notati per i loro movimenti sospetti in città. Si spostavano su indicazioni ricevute al telefono e servendosi del navigatore in diverse vie del centro. All'uscita di una palazzina di Via del Pioppo, gli agenti hanno fermato il 19enne. Era in possesso di 1.100 euro, li aveva appena prelevati dalla casa di un signore di 89 anni, precedentemente contattato al telefono da un sedicente maresciallo che lo aveva convinto a consegnare tutti i soldi che aveva in casa, con la solita storia: sarebbero serviti per liberare la moglie, responsabile di un grave incidente che stava per essere condotta in carcere. Ovviamente tutto falso. Il complice minorenne, nel frattempo, capito che l'amico era stato preso, a bordo di un taxi si è diretto verso la stazione di Treviso. Qui ha trovato ad attenderlo gli agenti della locale squadra mobile, allertati dai colleghi friulani, che hanno sorpreso il ragazzo in possesso di 500 euro e monili in oro, rubati in questo caso a una donna di 87 anni udinese, residente in via Molin Nuovo. Il minorenne è stato deferito anche per possesso di documenti falsi, avendo esibito ai poliziotti una carta d'identità fasulla. Le attività di polizia giudiziaria hanno consentito di attribuire allo stesso minore anche un'altra truffa perpetrata a una 84enne residente a Trieste. Questa volta a causare l'incidente sarebbe stata la figlia. La signora, intimorita, aveva consegnato al ragazzo talmente tanti gioielli e preziosi da costringerlo a chiedere una busta per raccoglierli. La stessa busta è stata trovata dai poliziotti all'interno della camera d'albergo di Udine, dove i due malviventi hanno soggiornato prima di commettere gli altri reati. Il denaro recuperato a Udine è stato immediatamente restituito al proprietario. Quello recuperato a Treviso sarà riportato alla signora nei prossimi giorni. Purtroppo però per 2 truffatori arrestati un'altra truffa è andata a segno. È avvenuto a Codroipo, dove una signora di 90 anni è caduta vittima di un raggiro. In tarda mattinata uno sconosciuto ha suonato al suo campanello presentandosi come tecnico del gas e dicendo che c'era una perdita che doveva controllare l'impianto. La signora lo ha fatto entrare in casa. Il truffatore, con dei pretesti, si è fatto consegnare 5.000 euro in contanti più monili in oro e poi si è dileguato. Una profonda commozione e un vasto cordoglio ha provocato nel Tarvisiano la morte di William Blanzan, 59enne di Camporosso, che è rimasto bloccato nel suo camion in fiamme dopo l'incidente di ieri sulla Ponte Bana, mentre era alla guida appunto del mezzo pesante. Il servizio di Alessandro Surza. Sono passate 24 ore, ma non c'è pace nella comunità di Camporosso, frazione di Tarvisio, per la morte di William Blanzan, l'uomo deceduto lunedì pomeriggio intorno alle ore 17 nell'incidente stradale avvenuto lungo la statale 13 nel territorio comunale di Pontebba. Era alla guida di un mezzo pesante, come era solito fare. Sembrava infatti una giornata come un'altra, invece poi è finita in tragedia. Il 59enne ha perso il controllo del veicolo, che ha sbandato finendo contro il guardrail. La motrice si è rovesciata sul fianco e ha preso fuoco intrappolando tra le fiamme il conducente, ed è questo a lasciare senza fiato William, intrappolato tra le fiamme. All'arrivo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. L'incidente, avvenuto nei pressi del cimitero di San Rocco, ha suscitato un vasto cordoglio nel Tarvisiano, dove William Blanzan era conosciuto e ben voluto. Per anni infatti aveva fatto parte del corpo pompieri volontari di Camporosso. Non se la sente di parlare la cittadinanza, scossa da questo immane lutto, e allora il ricordo lo catturiamo negli occhi di coloro che a parole non riescono ad esprimere il loro dolore. Attualmente lavorava per un'impresa del Tarvisiano. Sul posto, dopo l'incidente, sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco dei vari distaccamenti, anche i carabinieri, la polizia locale e il personale di FVG Strade. La statale è stata chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Patenti ritirate, punti decurtati ed un veicolo sequestrato. Il bilancio di un'operazione di controllo della polizia per prevenire i problemi sulla strada, i possibili incidenti che purtroppo a volte, molto spesso, sono causati da chi si mette alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o abuso di alcolici. I controlli hanno dato dunque un esito: tante le persone controllate, 5 le patenti ritirate, un veicolo sequestrato, ma c'è anche altro. Il servizio.
Una nuova attività di controllo per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe ha visto la polizia stradale impegnata sulle strade della regione nella serata di sabato 21 settembre. Le pattuglie sono state affiancate da un vero e proprio laboratorio forense in grado di analizzare i liquidi biologici dei conducenti controllati e stabilire con scientifica esattezza se contenessero sostanze psicoattive, psicotrope o stupefacenti. I controlli sono stati estesi anche all'abuso di alcol con il test dell'etilometro. Il bilancio è di 3 automobilisti sui quali è stato riscontrato l'uso di cannabinoidi, 2 dei quali in evidente stato di alterazione, denunciati per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Altri 3 automobilisti sono risultati positivi all'alcol test e dunque sanzionati. 5 le patenti ritirate, 60 i punti decurtati. Un veicolo è stato sequestrato per la confisca. Durante i controlli, sull'A4 gli agenti hanno fermato un automobilista a bordo di un'auto immatricolata all'estero, scoprendo che era in possesso di una patente falsa. Da qui a fine anno la polizia stradale prevede altri controlli per prevenire comportamenti pericolosi alla guida anche lungo le strade ordinarie. E adesso vi parliamo invece del dibattito sempre molto acceso tra i consiglieri di opposizione e di maggioranza in città, tra chi è favorevole e chi è contrario alla pedonalizzazione di Piazza Garibaldi, che come sapete dal 23 di settembre, cioè da ieri, è ufficialmente una piazza nella quale non si potrà più parcheggiare davanti alla scuola Manzoni. Il dibattito spesso avviene proprio qui, nei nostri studi a TV12. Oggi c'erano Andrea Di Lenardo di Alleanza Verdi Sinistra e Gianni Croatto di Fratelli d'Italia, naturalmente con posizioni e visioni completamente opposte sul tema in questione. Vediamo. Piazza Garibaldi, io direi che è un'operazione per me di bandierina, un'operazione che non serve a niente, serve solo a Marchiola a dire bene, io avevo in programma questo e lo porterò avanti, perché non ha nessuna utilità pratica, solo ai ragazzi della scuola, come si dice per salvaguardare tutto, che non è mai successo niente negli anni, nei decenni. Quindi ci sta, ma il discorso è sempre quello, che continuiamo da sempre. Prima bisogna trovare i parcheggi, prima bisogna trovare le soluzioni e dopo chiudi, nessuno te lo vieta se è tutto a posto. Però discuti sempre, no? Non fare di principio quello che vuoi. Di Lenardo, e lì hanno sbagliato fuori paniera. Dopo, se vuole, le voglio aggiungere qualcosa su quello che ha detto Sistarelli, come si chiama? Sistarelli del PD. Ok. Che allora, mi sembra una cosa... tanti temi. Allora, tanti temi. Prima di tutto, sugli street tutor sono comunque altre 12 persone che, oltre a quelle che ha assunto la questura, oltre a quelle che abbiamo assunto come polizia locale, oltre all'esercito, l'osservazione che facevi si può per me tranquillamente riportare al prefetto, anche perché insomma chiaramente poi le forze dell'ordine sono insomma competenza non direttamente comunale, chiaro, a parte la polizia locale. Secondo me insomma è una proposta che ha senso proporgli, che condivido. Per quanto riguarda gli street tutor, appunto, sono comunque un elemento in più, cioè tutto quello che si può mettere sul campo ben venga. Detto questo, allora il tema di Piazza Garibaldi, a parte che ci sono stati degli incidenti, insomma se ne è parlato, se ne parlerà anche, però comunque parliamo di 500 ragazzi, che non è che li metti proprio tra una macchina e l'altra, cioè occupano uno spazio proprio diciamo a livello corporale, sono 500 ragazzi. Scusa, 500 che devono essere portati? Devono essere, certo, infatti, presi. Infatti anche qui voglio fare una precisazione, un si parla di pedonalizzazione, non è una pedonalizzazione. Ecco, il dibattito è anche su questo, è o non è una pedonalizzazione, state pur certi che se ne continuerà a parlare anche qui nei nostri studi, oltre che nei palazzi della politica. Parliamo adesso invece di Barcolana, la 56esima edizione che si terrà ad ottobre, oggi la presentazione di uno degli eventi collaterali, una costola della Barcolana, che è la gara riservata ai SUP. La SUP Experience è stata presentata oggi a Grado, perché a Grado ci sarà questa competizione sabato 5 ottobre. Vediamo di cosa si tratta. Il conto alla rovescia è iniziato, la 56esima edizione della Barcolana è pronta a colorare il Golfo di Trieste, ma non solo. Tanti infatti sono gli eventi che portano la manifestazione fuori dalla città capoluogo. A Grado è stata presentata la seconda edizione della SUP Experience. Barcolana si amplia a tutta la regione Friuli Venezia Giulia, su impulso di Promoturismo FVG sbarchiamo a Grado per
la prima edizione della Barcolana SUP, l'anno scorso c'era stata un'edizione zero, insieme al Comune di Grado, alla GIT, a Kite Life, a associazioni del territorio, Lega Navale, a Ausonia, organizziamo una gara di SUP sabato 5 ottobre alle ore 9 sulla spiaggia di Grado. Partirà questa bellissima manifestazione che è aperta a tutti. Per Grado la possibilità di ospitare un evento costola della Barcolana in un periodo in cui le attività iniziano a chiudere i battenti è un'occasione per allungare la stagione turistica. Siamo molto contenti di questo evento, come dice lei, per allungare la stagionalità e anche perché diamo un significato, è un'apertura al Golfo da Trieste a Grado. È un evento particolare, abbiamo avuto il primo esempio l'anno scorso con la prima Barcolana SUP. Speriamo che quest'anno le presenze aumentino e che questo possa veramente diventare un punto di contatto anche a livello europeo per le annualità future, quello che ci auguriamo, insomma. Per la regata principale le iscrizioni sono sempre aperte e i numeri appaiono già confortanti, nonostante manchino ancora molti giorni al colpo di cannone. Da domani gli armatori potranno venire a Trieste a ritirare i tanti gadget della sacca dell'armatore e iscriversi fino a sabato 12 ottobre alle ore 19. Quindi ci aspettiamo una buonissima partecipazione, speriamo che il tempo poi migliori. Stamattina sono partito da Trieste, era brutto, a Grado c'era il sole, quindi sarà di buon auspicio. Rimaniamo a Grado perché a margine della conferenza stampa di presentazione della SUP Experience, del SUP Experience, abbiamo parlato con il sindaco anche della stagione turistica che ormai volge al termine, siamo alle battute finali, si spera in un buon mese di ottobre, ma abbiamo parlato anche di uno dei problemi che attanagliano le località balneari, e cioè le spiagge che puntualmente vengono devastate ogni volta che c'è una mareggiata. Sentiamo il sindaco ai nostri microfoni. Nonostante giugno e settembre abbiano frenato le vacanze al mare a causa del maltempo, a Grado la stagione turistica, giunta quasi ai titoli di coda, presenta comunque dati soddisfacenti per gli operatori turistici. Si spera ora in qualche altro scampolo di sole per chiudere bene. E tutto sommato la stagione turistica è stata relativamente positiva, nel senso che i numeri sono buoni. Abbiamo avuto due mesi un po' con difficoltà, che è il mese di giugno quando ci sono state diverse piogge, e adesso a settembre pensavamo che il tempo ci assistesse un po' di più, però speriamo nell'ottobrata per riuscire a mantenere, insomma, i numeri buoni. Il maltempo purtroppo non crea solo danni limitati alla durata di acquazzoni e temporali, perché le spiagge subiscono modifiche che richiedono giorni di lavoro e ingenti investimenti per la sistemazione. Un problema purtroppo sempre più frequente. Bisogna trovare un sistema per evitare che ogni volta che c'è un sciroccale o mareggiate particolari ci sia questa erosione di sabbia e quindi ripascimenti che costano particolarmente cari alla collettività, e quindi bisognerebbe trovare delle soluzioni che fossero definitive. Apriamo adesso la pagina sportiva, siamo alla vigilia della gara di Coppa Italia, domani alle 18.30 al Blue Energy Stadium si affrontano Udinese e Salernitana, Kostan Rujanic ha pronto il turnover, in rampa di lancio ci sono Bravo e Touré che potrebbero trovare spazio dal primo minuto contro i campani. La sconfitta di Roma ha fatto male nei suoi contorni visto il 3-0 rifilato, ma quantomeno è parecchio il materiale su cui lavorare in una settimana che però sarà intensa dal punto di vista degli impegni. Si torna a casa con due partite di fila, prima dell'Inter di Simone Inzaghi appena battuta nel derby dal Milan. L'Udinese se la vedrà in Coppa Italia contro la Salernitana di Martuscello, che nel turno precedente ha eliminato ai rigori lo Spezia, con gol decisivi di quel DA poi passato alla Lazio. Sarà duplice compito per Rujanić, ovvero quello, non banale, di passare il turno per regalarsi un'altra sfida agli ottavi contro l'Inter e poi anche quello di coinvolgere chi finora ha giocato meno. Quindi non si tratta di provare o meno giocatori, la partita di mercoledì non sarà una partita per testare giocatori, bensì sarà una partita molto seria, in quanto vogliamo assolutamente passare il turno. Lo ha detto chiaramente in conferenza stampa il tecnico, quella di mercoledì al Blue Energy Stadium sarà partita vera e non servirà a scoprire nuovi giocatori, quelli Rujanić e il suo staff li conoscono bene e per questo non saranno poche le novità di formazione con chi finora ha tirato la carretta, che potrà rifiatare un po' in ottica Inter. Si parte dai pali con la presenza praticamente certa di Razvan Sava, il quale farà il suo esordio con la nuova maglia. In difesa non c'è tantissima possibilità di ruotare viste le condizioni di Lautaro Giannetti,
ma il buon esordio a Roma sembra aprire le porte della titolarità a Isaac Touré, magari con conferma di Christensen e Cabasele, salvo presenza di Obossé o lancio dal primo minuto del 2008 Palma. Sugli esterni ci sarà l'esordio di Rui Modesto a destra, mentre a sinistra scalpita Zemura, abbondanza di scelte in mediana dove chiedono spazio Pagero e Lovric dopo la panchina di Roma, magari con lo sloveno alzato sulla tre quarti e l'argentino insieme a Sarraga, con Attà pronto a subentrare. Davanti, qualora avanzasse Lovric, si candida Iker Bravo per accompagnare Keenan Davis, con probabile esordio anche per Pizarro in una staffetta con l'inglese. Se, ci si augura di no, la partita dovesse mettersi su binari sbagliati, Toven, Luca, Biol, Karlström e gli altri restano pronti alla chiamata in causa. È indubbio che l'arrivo del nuovo allenatore ha portato delle novità fin dal primo giorno di preparazione e poi con il campionato i risultati si sono visti. Ne ha parlato ieri Cabasele, ospite di Giorgia Bortolossi a Udinese Tonight. La qualità di Rujanić, Cabasele ha detto, che tratta tutti allo stesso modo, ma sentiamolo dalle sue parole. E questo viene dell'allenatore, di Gogan Hiller, anche della società. Secondo me tutti hanno preso le responsabilità per cambiare qualcosa nella squadra. E quando giochiamo qui abbiamo il senso, abbiamo il feeling che possiamo fare male a tutti e questo viene dell'allenatore, perché lui ha fatto un gruppo, siamo molto vicino, più vicino tra noi e questo spirito può fare la differenza alla fine. Certo, certo, e farà sicuramente la differenza anche dopo una batosta così, no? Nel credo volersi tutti insieme rialzare subito. E... Sì, ma una cosa positiva dell'allenatore è che lui dice le cose come come deve essere dire, sai? Ok. Quindi sì, ho sbagliato, lui, cioè, lui non dice la verità. Sì, avete un rapporto diretto. Lui non pensa che sì, è capace di dico le cose diverse che a un giocatore più giovane. Lui dico quello che è successo sul campo e questo fa anche la differenza. Nessuno nel spogliatoio può dire che no, l'allenatore non è giusto con me, è okay. Giusto con tutti e questo anche aiuta la squadra per avere dei migliori risultati. Siamo giunti al termine di questa edizione, vi ringrazio come sempre per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata con TV12.